Oh, bentornati a Dadi e Destino. Sono veramente felice di riavervi qui un'altra volta per quello che sarà l'episodio finale. Lo so, ma vi assicuro che sarà un episodio frizzante e pieno di belle cose. Inizieremo subito dove abbiamo interrotto l'altra volta, quindi al principio di uno scontro tra i nostri avventurieri e il marionettista, accompagnati dal generale Strand, e vedremo lo sviluppo di queste cose, di questo scontro. A me non resta che augurarvi un buon ascolto. Prendete i vostri dadi, pronti al vostro destino. Hanno attaccato a questo punto. La rabbia si sente. Ok, quindi tirate iniziativa, Fanny. 15. Kefka. 14. Tanwin. 11. Weimar. 19. Siamo in iniziativa, giusto per avere un ordine di movimenti che volete fare. Weimar, tu sei il primo a muovere. Io vado dritto verso la botte e inizio a fracassarla col maglio. Vai, tiro per colpire. E 15. Ok, Più superi la resistenza. 4, 7 danni. Ok, e gli fai 7 danni. Inizia a fare un buco e esce, inizia ad uscire dell'acqua, si svuota lentamente. Tuo fratello da dentro fa ancora. Uno dei ratti con la balestra prova a colpirti, ma non ci riesce. E Fanny, tu fai qualcosa? Attacco il Cosa deve fare qua? ratto e più che. Perlomeno ho capito quale ratto ha lanciato contro Weimar. Allora, per dare una mano a Weimar mentre che libera Willem, attacco quel ratto e gli lancio un dardo di fuoco. Vai. 19? Preso. Preso, ok. E ne faccio 9 danni? 9 danni? Sì. Boh, lo ammazzi. Lo ammazzi subito. Il tuo dardo di fuoco arriva velocemente verso il ratto. Squid. Quit. E Esattamente. quit. Quitta proprio dalla vita. Oh. Kefka, te quindi? A questo punto vedo dov'è l'impalcatura. Sono quasi tutti, sono tanti solo là sopra. Prendo il liuto, faccio una nota fortissima e lancio frantumare contro dove c'è loro per far cascare, se possibile, anche l'impalcatura. Ok, ci dovrebbe essere di est su lo costituzione. fallisce in automatico. 10-14 danni da tuono. Perfetto, tu fai questa nota, poi sai anche che da quelle parti ci dovrebbe essere anche Meomen. Quindi bene o male Io dici. provo, se cade anche lui sono contento perché mi ha rotto i coglioni, diciamo, Certo. Ti concentri su uno dei pali centrali. Sì, per fare crollare tutto. Ok. Dai un colpo di liuto, appunto, quest'onda sonora spacca un travetto, ma non cade tutto. Però tutto il soppalco trema. L'idea è giusta, ci piace. Gli altri ratti, ovviamente, non si fanno aspettare, non è che stanno lì a morire. Uno di quelli con la balestra prova a tirare verso Fanny, che ha ucciso uno dei suoi, e fa un crossbow. 14 per colpire? Sì, mi prende. 5 danni. Ok, molto male, ma ok. Peppina. Al che Strand, infuriato, dove sei? E si guarda intorno, cerca una scaletta per salire di sopra perché ha capito che c'è qualcosa di sopra, anche lui l'ha capito. Cerca una scaletta e si avvicina alla scaletta che poi lo porterebbe al soppalco e fa velocemente la scaletta. In questo momento si trova di sopra e finisce così il suo turno. Tanwin, tocca a te. Io mi do un'occhiata intorno, cerco di identificare un altro di quei ratti che usa la balestra Lo vedi subito. e gli lancio un dardo incantato, Ok. facendogli 13 danni. Morto. Anche tu, papà, pam, lo colpisci di continuo, colpisci il povero ratto che anche lui quitta dalla vita. L'altro, ce ne sono altri due, come dicevo. Uno si avvicina in direzione di Strand, che è quello che era sul soppalco con la spada. Prova a colpirlo, ma lo colpisce Ma non perché colpisce. fa critico.
e gli fa quindi ben 10 danni e Strand subisce il colpo in pieno, ma se ne frega quasi, non risponde, non lo caga, e l'altro ratto scende dalle casse su cui era sopra e si dirige nella tua direzione, Kefka, perché sei quello che sta dando fastidio ovviamente, ma arriva troppo di fuga, te eri pronto e ti manca. Tocca a il signor Meomen, che non sentite parlare in questo momento, però sentite dei passi che si muovono sul soppalco e sentite Strand dirare eccoti, e poi un clangore di armi, arma su arma, che si colpiscono. Weimar, ridò un'altra bastonata sul barile. Se rifai un altri 5-6 danni il barile lo rompi del tutto. E 15? Sì, superi. Sì. E 3, 6, 7. Buono, gli dai un secondo colpo, spacchi una bella porzione del barile, l'acqua esce a fiotti. Tuo fratello piano piano si libera, quindi, cioè è libero dall'acqua, ma man mano che l'acqua scende vedi che è legato in questa sedia e imbavagliato, appunto, come ti dicevo prima. Ovviamente lui è tutto bagnato fradicio, sembra più magro del solito, è molto molto debole, anche i suoi movimenti sono abbastanza deboli, probabilmente non mangia da un po', e niente, è lì inerme, ti guarda con occhi tra il sognante, lo speranzoso e l'iracondo anche lui. Allora io vado su di lui sostanzialmente, mm-hmm, e gli faccio da scudo. Ok. Tanto penso che non posso fare più niente. Nel senso non hai l'azione. Il prossimo passaggio è che lo andrei a liberare. Ho finito l'azione, vado su di lui e lo proteggo. Panni, sta a te. E ci sono altre ratti, no? Ce ne sono due, uno contro Strand, e probabilmente contro Strand c'è anche Meomen, ma è nascosto da roba. Ok. E uno davanti a Kefka. Io colpisco quello davanti a Kefka. Ok. Con rintocco dei morti. Ok. E se mi fai un tiro salvezza su saggezza. Passato. Di nuovo. Mi sono... Che palle! È un trucchetto. È giusto. L'incantesimo parte. Sì, però la manina non arriva a destinazione. Esatto, si sentono queste campane, bon, bon, ma il topo scuote la testa e... Ci rivediamo dopo, topo, anzi, ratto. Kefka, tocca a te. Sopra c'è Strand, in teoria ha la spada anche luminosa. Sì, quindi vedo su per giù dove potrebbe essere. Sì, vedi dei movimenti. Sono abbastanza accecato dalla rabbia. Io ti dico che se distruggi un altro cade anche lui. Sì, lo so, il mio ragionamento è c'è un ratto, c'è lui, però in questo momento il mio obiettivo è io voglio che quel maledetto caschi di sotto così lo possa ammassare, che Strand lo possiamo tirare su dopo. Ci sta. Quindi l'ultimo slot di secondo livello, altra nota greve, e provo a buttare giù quel cavolo di soppalco. Ok. Quindi li butto frantumare facendo 8 danni da tuono. Ok, quindi vuoi distruggerne un'altra? Voglio farlo cascare quel soppalco. Riesci, distruggi un'altra asse, il soppalco scricchiola un attimo, cede. Casca mezzo soppalco, ovviamente non tutto, e vedi la spada di Strand che cola a picco, e niente, il tuo turno finisce. Aspetta, vedo Strand? Vedi Strand, vedi dov'è posizionata la spada. Strand non lo vedo, però. Strand no. Ah, ok, niente, sennò voglio... Più che altro perché si è alzato il polverone, in più è caduto un sacco di roba, probabilmente adesso è sotto della roba. Comunque Strand, Meomen e il topo si prendono 3 di 6 di danno, e quindi sono 8 e 3, 12, 12 ovviamente, perché la mia matematica è differente, e il topo muore. Strand, cazzo, no. In testa sua, va subito su, vedi che faccio casca a tutto, sta buono. Là. Ok, e tocca a Strand adesso. E si incazza con te. Esatto. Che
Non è morto, evidentemente, perché vedi delle assi muoversi e lui si rialza impolverato, ammaccato e sanguinante, con la spada sguainata, e si guarda intorno nel dove doveva essere più o meno Meomen e prova a colpire alla cieca verso il basso in mezzo ai detriti. Non sentite nessun rumore, non si sappiamo. Capisce se è stato colpito, però adesso è tutto sul vostro piano. Tanwin, tocca a te. Quanti topi sono rimasti? Ce n'è uno, vicino a Kefka. E allora provo con un altro dardo incantato e vediamo se anche lui riusciamo a togliercelo di mezzo. Sono 4, 3, 7, 3, 10 danni. Giusti, giusti. Morto, anche questo quitta dalla vita e siete solamente voi, Strand e il buon Meomen. Meomen che si alza anche lui abbastanza ammaccato ed è poco distante da dove stava colpendo Strand, quindi ci sarebbe potuto arrivare per poco, esatto. A questo punto si avvicina a Strand e prova a dargli un colpo col pomo della spada, ma Strand vede il colpo, lo vede arrivare prima di essere colpito, quindi semplicemente si abbassa e lo schiva. Weimar, tu cosa fai? Io vado su mio fratello, che immagino sia ferito. Non è ferito, è molto debole e basta. Ok, mio fratello è salvo in questo momento. Sì, è abbastanza salvo. Mi giro, perché io tutto questo me ne sono sbattuto altamente il cazzo del fatto che cascasse il soffitto e quant'altro. Esatto. Mi giro, quindi vedo cumuli di macerie, vedo la spada di Strand che illumina qualche figura. Ah, la riconosci nel momento in cui sei lì da distante, vedi la zona illuminata è ampia e vedi che davanti a lui c'è Meomen. Vedo quella figura, vedo i sorci morti, guardo mio fratello, gli do una carezza, è quasi un pugno. Mi allontano da mio fratello, tutto camminando, non faccio nulla di corsa. Uh-huh. All'altezza in cui ho lasciato la spada, lascio il maglio, prendo la spada e vado. È ancora luminoso. Esatto, e vado verso Meomen. Ok, arrivi a un paio di metri prima di finire il movimento. Allora uso restante parte della mia azione per pormi davanti a Meomen in maniera tale che lui non si possa muovere da dove si trova. Ok, quindi lo accerchi tra il Meomen si trova tra te e Strand. Perfetto, Fanny. Io mi riprendo tra virgolette da tutto il polverone, dal crollo, e cerco di capire esattamente dove si trovano sia Strand che Meomen e sto pronta all'attacco, però per il momento non faccio nulla. Ok. Perché voglio vedere un attimo anche cosa fa Meomen. Ok, Kefka. Io lo voglio morto. Immagino. Quindi io gli lancio sussurri dissonanti, deve farmi una prova su saggezza. Ok, non lo passa. Ok, e si becca 11, 14 danni. Minchia. E come azione bonus lancio, che siccome l'ho fatto cascare su Strand, gli lancio parola guaritrice, che recupera quindi, se non ricordo male, 7 punti ferita. Ottimo. Oh, tu lo fai e lui ovviamente in un altro momento ti avrebbe ringraziato, ma urla: usate gli incantesimi contro di lui, e riparte all'attacco. Però vedete che ha cambiato, non lo attacca col filo della spada, è leggermente girato. Per chi è lì, tipo Weimar è lì, vede che la spada è leggermente girata, cerca di non ucciderlo. Riesce a effettivamente a dargli una sleppa nella faccia con il filo, con il piatto della spada, e gli fa anche ben 10 danni. E tocca a Tanwin. Io riesco a vederlo, Meomen? Sì, lo vedete tutti. Quindi inizio le mie solite litanie per preparare gli incantesimi e faccio partire 3 dardi di fuoco, di 6 dardi, 3 raggi di fuoco contro Meomen. Uno fa 22 per colpire. Preso. Uno fa solo 11. Mancato. E l'altro fa 15. Preso. Quindi 2 raggi vanno a segno e gli fanno
12 danni. Ok, anche i tuoi raggi partono e colpiscono il vostro acerrimo nemico Meomen, e anche lui si trova imbottigliato tra Strand, Weimar, viene colpito da diversi incantesimi, un attimino inizia anche ad essere colpito perché ha meno della metà della vita, cioè lo vedete proprio un attimino ansimante. Questa ammetto che non me l'aspettavo, l'altra volta eravate più stupidi. Ci siamo allenati. Prova a colpire con un po' di fatica in realtà, cioè tira sulla spada, lo vedete, i movimenti sono leggermente lenti, prova a colpire Strand, ma non ce la fa, più che altro perché Strand tira sulla spada e para il colpo. Poco dopo questo scontro sentite del vociare arrivare da sotto la botola e sentite qualcuno che dice: sono sicuramente qui di sopra, sento del chiasso, e nel giro di un paio di istanti vengono su l'assistente di Strand con 5 uomini dei pugni fiammanti, ma in tutto ciò tocca Weimar. Grandissimo figlio di puttana! E gli do. Strand prova a dirti non lo uccidere. Quando lui mi dice questo, io lo guardo con gli occhi fiammanti. Il favore dei miei avi è con me! E casto sulla spada favore divino. Ottimo. 21. Porca puttana. Per colpire sono 7, 10, 13, 20. Wow. Perché ci smaito anche. Addirittura. Ok. Il tuo colpo arriva pesante nella schiena di Meomen, che semplicemente non può far altro che prenderlo in pieno, è troppo concentrato a cercare di difendersi da Strand. Non lo hai ucciso, ma fa fatica a stare in piedi. È la classica scena dove il cattivo negli anime è a braccia sondolanti con il sangue che cola, diverse ferite ovunque, il ghigno che per tenerlo fatica più che ad avere una faccia impassibile praticamente, però cerca di tenere quella verve da cattivo essenzialmente. In questo momento anche lui ha capito che non avrà redenzione da parte vostra. Io faccio questa cosa dopo che l'ho colpito, sì, questo colpo efferato devastante, gli metto uno stivale tra le scapole e gli faccio pressione come a spingergli la testa per terra. Arrenditi. Ovviamente non lo fa, e in tutto ciò però devo passare la palla a Fanny. Lui sputa per terra e dice: mai. Fanny, tocca a te. Tu sei proprio non so neanche definirti che cosa sei, non avrai neanche un po' della nostra pietà. E lo colpisco con 3 raggi di fuoco. Fammi il cattivo di tutti. Allora, con 1 ho fatto 20, quindi è morto. Molto. Ti dico già che allora è morto. Ma io non lo voglio vivo. No, io lo voglio vivo. Questa parte te la devi tagliare. No, la tengo. No. Io guardo tutti. Non l'ho ucciso io. No, puoi anche non tirare i danni perché ha 2 punti ferita. Oh. Puoi non tirare i danni, ma descrivermi. Come si meritava che lo uccidesse Kefka, però va bene uguale. Ero già pronto, con sussurrizionati muori stronzo, pum, gli esplode la testa. E io che volevo chiamare le guardie per farlo arrestare. Qui tutti la stessa cosa volevate fare. Beh, diciamo che mi ha fatto veramente arrabbiare, pensando anche tutto al trascorso, al passato, quindi io lì per lì non penso né a voler parlare, perché tanto, cioè, secondo me è inutile parlarci, nel senso è una persona che non merita redenzione, e quindi dalle mie piccole manine escono 3 raggi caldi, fofosi, che lo colpiscono uno dietro l'altro, 1, 2, 3,
e prende fuoco. Prende fuoco e, schiacciato dal peso dello stivale di Weimar, non ha neanche modo di potersi sbattere per provare a spegnere il fuoco. Dopotutto vicino c'è dell'acqua, quindi se fosse stato libero poteva provare a buttarsi, ma non ce la fa. E in più Strand, in un momento di pura follia nei suoi occhi, te Weimar che ce l'hai di fronte, vedi che forse è solo un riflesso delle fiamme, ma in quel momento tu vedi un barlume di follia negli occhi di Strand, gira la spada e gliela conficca nel cranio, impalandolo orca sul posto. E le guardie in quel momento si zittiscono, il casino che stavano facendo, si zittiscono tutti quanti. Quello che rimane dopo pochi secondi del suono del fuoco è solamente il respiro pesante di Strand, che fa un lungo sospiro, si ricompone, estrae la spada dal cranio di Meomen, la rinfodera molto lentamente. Sono tutti movimenti, come vedete, molto oculati, molto marziali, come se stesse facendo una parata in questo momento. La rinfodera, si volta nella direzione dei suoi sottoposti, del suo assistente e degli altri pugni fiammanti. Quello a cui avete assistito è stata la giustizia, che ha fatto il suo corso, seppur con metodi non convenzionali. Visto che la maggior parte del caso a cui Meomen stesso ha dato vita era stato insabbiato, direi che anche il suo esito può esserlo. Siete d'accordo? Sì! Io non ho fatto niente, giuro. L'assistente è un attimino suda freddo. Sì signore, anche gli altri pugni fiammanti. Certo signore, adesso date una ripulita. Voi siete liberi di andare, non fatevi trovare qui. Presto avremo sicuramente compagnia, abbiamo fatto un po' troppo rumore. Bene. Siete liberi di andare. Direi che per ovviare ogni problema sarebbe il caso di ripassare da sotto. Io vado a prendere mio fratello, lo sliggo. Prima che ti allontani, Strand si toglie il guanto d'arme con cui ovviamente stava combattendo e ti porge la mano. Gliela do. Stringevi rigorosamente. Altrettanto. Seppur la sua casata sembra caduta, sono sicuro che attualmente ci sono degli elementi nella sua casata che renderebbero onore ai suoi avi. Lei è la persona migliore per ricoprire un ruolo di comando. Grazie e scusi. Fa un gesto con la testa, che è una via di mezzo tra un cenno di assenso e un inchino. E quindi sei libero di spostarti adesso. Vado a prendere mio fratello e lo slego. Mm-hmm. Tuo fratello fa fatica a stare in piedi, è veramente stanco. Quando lo sleghi ti crolla addosso. Gli faccio un'imposizione delle mani con tutta la polla possibile, quindi lo curo di eventuali punte ferite che aveva subito. Quindi sicuro. E me lo prendo in braccio e... No, recupero il maglio, recupero la spada, me lo prendo in braccio. Andiamo. Ok. Mentre loro fanno tutto questo, io mi avvicino verso il cadavere bruciacchiato del nostro marionettista. In una posizione non proprio consona. Mi accovaccio come se potessi parlargli all'orecchio, anche se ovviamente non può sentirmi, e con la memoria ritorno a quando morì mio fratello, che a causa tra i ratti la palla di fuoco che lo colpì, il fuoco ha preso anche te, stronzo, e gli sputo addosso. Quindi uscite, fate tutto il percorso ritroso fino ad arrivare al porto. Andate a casa di Weimar o volete andare da un'altra parte? Andiamo a casa mia, porto mio fratello a casa. Sì. Lo seguiamo. Quindi andate tutti a casa di Weimar. Arrivate a casa tua, dove c'è ancora la finestra rotta, dove c'è il buco nella parete causato dal dardo di un paio di notti fa. E tuo fratello Wilhelm appena entra dice: ti lascio solo per un paio di giorni e questa casa è un disastro. Salgo le scale, lo metto nel letto. Adesso dormi, sei sicuro. E gli do un'altra carezza nella testa. Bacino. Un sorriso. E scendo. Quando ti avvicini alla porta, la apri tanto per uscire. Quando la stai per richiudere, ti dice: fratello,
Grazie. Chiudo la porta. E quindi siete, immagino, tutti di sotto a casa di Weimar. Prego. A me ancora tremano le mani, però questa volta sono riuscita nel mio intento, quindi sono molto fiera di me, ma anche di voi. Sì, perché per quanto potevano esserci delle insidie o comunque malumori, però siamo riusciti nel nostro intento e sono molto felice che ci siamo ritrovati. Però promettetemi una cosa, perché sennò vi vengo a cercare, e sapete cosa sono in grado di fare? Insomma, non dividiamoci più, perché io ci soffro. Siete mancati. Un passo alla volta, piccola Vanni. Uffa. Per ora direi che è la cosa più opportuna da fare, visto che comunque ancora non siamo del tutto scagionati, facciamoci trovare almeno ubriachi. L'abbiamo preso. Beh, direi sì. Questa volta un festeggiamento è quasi d'obbligo. Hai dell'alcol qui dentro? Due cose, voglio dire. Grazie. Oh. E ora fuori da casa mia. Andiamo, andiamo a bere fuori. No. No, diamo il giusto riposo a Willem. Va bene. Se l'è meritato. Andiamo a bere allora. Poi lo verremo a ritrovare domani. Vero? Vero. Beh, la locanda è vicina. Così lo sai. Andiamo. Andiamo. Quindi vi dirigete verso la locanda, uscite di casa. Io faccio, aspetto che Fanny e Tywin escano e mentre stiamo uscendo appoggio la mano sulla spalla gigante di Weimar. Ti ringrazio per aver aiutato a finire questa cosa e per quanto magari il comandante abbia fatto una sviolinata, penso anch'io che i tuoi avi siano fieri di te. E me ne vado via, non aspetto che mi risponda, esco. Appena si allontana, lo prendo per il colletto, me lo riavvicino. Grazie. La ciliegina sulla torta sarebbe stata che gli avessi fatto esplodere la testa. Te lo meritavi. Se lo meritava tuo fratello. Grazie. Io, nel mentre che sono abbastanza vicini, colgo l'attimo, prendo per la collottola anche Tanwin, lo avvicino e gli dico: abbraccio di gruppo, me lo sono meritato, vero? Carezzina su panni. Io la chiuderei qui, ragazzi. Grazie, grazie delle emozioni, grazie di aver giocato con me. Grazie di aver ascoltato il nostro podcast, a voi che siete seduti, spero comodamente, ad ascoltarci. E, sono veramente felice di come è andata. Spero che vi sia piaciuta a voi giocarla, questa mini avventura, e a voi ascoltarla. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon continuo. E grazie ancora e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. E voglio salutarvi anche io alla fine di questo episodio, alla fine di questa avventura che è stata per me molto emozionante. Mi sono divertito a scriverla, mi sono divertito a giocarla, mi sono divertito a vedere come i nostri avventurieri interagivano non solo tra di loro avendo un passato così burrascoso, ma anche con tutti i personaggi che hanno potuto incontrare, di chi hanno scoperto di potersi fidare di più, chi di meno, chi li ha invece travolti o comunque sia ha cambiato la loro prospettiva su certe cose. Io spero che voi vi siate emozionati quanto noi, io spero che siate stati bene in nostra compagnia, ma ovviamente non pensate che sia finita qui. Finisce qui solamente questa avventura, non finisce qui il podcast. Presto, credo proprio prossima settimana già, presto torneremo con un'altra avventura, abbiamo già qualcosa in ballo. Seguite i nostri social, che così vi potremo dare già delle anticipazioni che potranno farvi avere qualche piccola idea sul dove ci vorremmo dirigere
quella prossima avventura. A me non resta che darvi un abbraccio forte forte, ringraziarvi di cuore per il supporto che ci avete dato fino ad ora e non mi resta che augurarvi per l'ennesima volta un buon proseguimento e vi assicuro che noi ci sentiremo presto. Ciao!